In Sicilia oggi, se non sbaglio, è stato condannato un altro in lista, nella lista proprio collegata a Musumeci. Io quello che vorrei dire ai siciliani è innanzitutto andare a votare, perché io la capisco l'indignazione, però se non si va a votare si votano gli impresentabili. Gli impresentabili vengono inseriti nelle liste proprio perché portano pacchetti di voto. C'è un altro in lista, in una lista collegata a Musumeci, che è agli arresti domiciliari, cioè fa campagna elettorale dagli arresti domiciliari, però magari garantisce dei pacchetti di voti ai partiti. Quindi innanzitutto i siciliani devono andare a votare, devono capire che se si vota Musumeci si vota Micciche, si vota Lombardo, si vota Cuffaro. In Sicilia, prima di Crocetta, che è stato poi una presidenza drammatica, lo dicono tutti, gli ultimi due presidenti di regione, Cuffaro e Lombardo. Lombardo è stato condannato per voto di scambio a 2 anni e Cuffaro è finito in carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra. Penso che la Sicilia abbia il diritto ma anche il dovere di cambiare. Io degli italiani, di tutti gli italiani, che si lamentano e basta e continuano ad abbassare la testa e magari a votare l'amico dell'amico perché gli garantisce un buono di benzina o un buono per la spesa, ne ho le scatole piene. Gli italiani devono capire che sono loro i responsabili del loro futuro. Senta. Spero che in Sicilia il Movimento 5 Stelle ce la faccia.